da sempre protagonista di grandi eventi sportivi, per vocazione e per tradizioni storiche, è stato ed è uno dei più significativi teatri della box mondiale. Spalla, primo campione italiano a conquistare la corona europea e nella categoria dei pesi massimi nel 1923 e nel 26. Fu anche scultore, commediografo e suonatore di flauto. Primo Carnera, talvolta dipinto come tonto, ma in realtà solo ingenuo e generoso, dotato anche di una certa conoscenza della lirica e della letteratura. Fu campione del mondo dei massimi nel 1933 e 34. Vittorio Tamagnini, chiamato il gatto per la sua estrema agilità sul ring, precocissima fu la sua ascesa come il suo declino. Vittorio ed Enrico Venturi, quest'ultimo campione europeo dei leggeri nel 35-36, ma nel 1989 Enrico riempì le pagine della cronaca. Prima di spegnersi in ospedale, era stato trovato in casa accanto al cadavere putrefatto della moglie. Aveva una barba bianca fino alla vita e non usciva da casa da anni. Campione europeo dei leggeri fu innumerevoli volte anche Roberto Proietti, dal 42 al 50, romano verace del testaccio e talento maggiore di una dinastia che ci ha dato pugili, manager e maestri.